Prima udienza ieri al Tribunale di Siracusa del processo a carico di Francesco De Carolis, fratello del pluripregiudicato Luciano. L'uomo è stato chiamato in causa dal giornalista ragusano Paolo Borrometi per via delle minacce da quest'ultimo ricevuto su Facebook, minacce che sarebbero da addebitare agli articoli scritti sul fratello Luciano e più in generale alle inchieste sulla criminalità organizzata del sud-est siciliano. Ieri dunque in corte d'assise ha deposto lo stesso Paolo Borrometi, circondato dall'affetto degli esponenti di Libera che si sono recati per l'occasione in tribunale. Nel procedimento si sono costituiti parti civili, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, rappresentata ieri dal presidente Giulietti, e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Tutti a sostegno di Paolo Borrometi e del diritto dei cronisti ad informare i cittadini. Ascoltiamo adesso le interviste. Ringraziare gli amici dell'associazione di Siracusa perché, e dell'ordine che ci hanno seguito passo passo. Noi diremo pochissime cose per rispetto a quello che accadrà all'interno dell'Aula. Un punto lo vorrei chiarire immediatamente. Non siamo qui per fare pressioni sulla giustizia, non spetta ai giornalisti chiedere condanne o assoluzioni, ci sono i giudici, decideranno loro, ci sono gli avvocati. Siamo qui per una ragione, per una scelta nazionale che è stata fatta dalla Federazione. Io non sono a titolo privato, sono qui a nome del segretario, di tutta la Giunta e di tutto l'Ordine Nazionale, del Presidente Carlo Verna, Lucy Grai, c'è Lidia Galeazzo che rappresenta Vittorio di Trapani. Sono lì qui a nome di tutti per dire una cosa molto semplice, che qualunque cronista viene colpito o minacciato, può essere la testata data a Ostia, possono essere gli schiaffi ai ragazzi del Casertano di Castel Volturno, possono essere le orrende e indecorose minacce nei confronti di Paolo Borrometi. Noi pensiamo che sia nostro dovere esserci, essere in aula, testimoniare che saremo presenti, dare quella che si chiama la scorta mediatica. Scorta mediatica significa riprendere le inchieste dei colleghi minacciati, far capire che si corre un rischio a minacciare la libertà di informazione, che altre centinaia di giornalisti vadano a illuminare gli stessi luoghi. Una sensazione che non avevo provato prima di quel 19 novembre 2017, una sensazione dura, in una sola parola, paura. Penso che denunciare, l'ho detto oggi, sia la cosa più importante per tutti i cittadini, soprattutto in territori dove si denuncia poco come questo. E poi mi sento solo e unicamente un giornalista, come ho detto, che ha l'obbligo di raccontare, non la possibilità, perché noi quando conosciamo una notizia dobbiamo raccontarla e qui in questo territorio ce ne sono tanti di giornalisti che raccontano. Io spero che l'articolo 21 sia l'articolo più citato. Oggi mi sono emozionato perché l'ho sentito citare in quest'aula di tribunale. È difficile, cosa devo dirti? Sì, per me è difficile, lo è stato, lo è, con tanta paura, con tanta sofferenza, però poi alla fine c'è l'orgoglio di fare solo e unicamente il proprio lavoro, che è quello di giornalista ed è il più bello in assoluto.